Mercoledì 15 dicembre il Consiglio regionale Lombardo ha approvato un'importante modifica all'articolo 47 della legge regionale 26 del 2003, la quale consentirà la definizione di ATO, ovvero ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata del servizio idrico nelle aree montane, anche con dimensioni subprovinciali. Una vera e propria rivoluzione normativa che potenzialmente potrà portare alla nascita di un ATO in Valle Camonica, un risultato di ampio respiro per la frangia camuna della Lega che fin dagli anni 90 ha messo in campo ogni risorsa per ottenere una gestione autonoma delle acque. Impegnati in prima persona, dapprima in Parlamento e poi in Regione, l'attuale assessore al bilancio Davide Caparini e poi il consigliere Francesco Ghiroldi e l'assessore al territorio Pietro Foroni, promotori della modifica normativa. Prima mia proposta per quanto riguarda la gestione integrata in autonomia risale ancora al mio primo mandato parlamentare, quindi andiamo addirittura nel secolo scorso, 1996. Dopodiché abbiamo fatto tante proposte anche in Parlamento che hanno consentito di arrivare sino ad oggi, proprio con una modifica di una norma che ancora qualche anno fa votai in Parlamento. Siamo riusciti a creare i presupposti, grazie al lavoro del Consiglio regionale, per cui la Giunta, nei primi mesi del 2022, potrà finalmente registrare poi tutti i razionali economici, tutti gli studi. Abbiamo Bocconi, Politecnico, cioè un grande supporto tecnico-scientifico che avvalora la decisione. Di fare un auto autonomo che è un'assoluta novità nel panorama lombardo perché, come tutti sapete, la gestione è provinciale. Quindi, un po' come accadde qualche anno fa con la gestione della sanità prettamente interamente camuna, così siamo riusciti a ottenere anche per la gestione dell'acqua. Quindi l'obiettivo principale è proprio quello, cioè contenere i costi della tariffa dell'acqua, che le previsioni di un ATO unico che va da Tonale alla Bassa Bresciana, evidentemente avrebbe avuto un costo, una tariffa unitaria molto molto più alta di quella a cui tantissimi comuni sono abituati, a cui noi tutti siamo abituati. Non solo dunque un aumento più contenuto delle tariffe rispetto all'incorporamento nel lato bresciano, ma anche nuove possibilità professionali ed investimento per i cittadini comuni. Sì, io sono convinto, al di là poi della gestione che è evidente che comporterà un impegno da parte, noi siamo preparatissimi in questo, da parte delle società locali, quindi conseguenti profili occupazionali, ma anche professionali, a garanzia di un risparmio non solo economico, ma proprio del bene primario.